Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: è stata finalmente fissata la data ufficiale. Alla fine Pier Silvio ha cambiato idea e Silvia Toffanin ha detto sì di buon grado. Pier Silvio Berlusconi ha una relazione di lunghissima data con Silvia Toffanin. Infatti, i due si sono messi insieme più di 20 anni fa, nel 2001. Galeotta è stata una partita di beneficenza del Milan a San Siro. Sembra che sia stato amore a prima vista. La ragazza era veramente giovanissima, aveva poco più di 22 anni, e aveva iniziato a lavorare con Ilary Blasi come letterina di passaparola. All'epoca invece il giovane figlio di Berlusconi aveva 32 anni, ed era uscito da un po' di tempo da un matrimonio lampo non finito troppo bene. Nonostante la lunga unione, fino a ora i due hanno deciso di non sposarsi, anche se i due hanno costruito una bella famiglia con due bellissimi bambini. Pier Silvio Berlusconi si è deciso. Silvia Toffanin è sicuramente una delle conduttrici Mediaset più promettenti del panorama televisivo. Infatti, da anni conduce Verissimo senza che la trasmissione abbia subito alcun calo in termini di ascolti televisivi. Inoltre, la ragazza è anche la compagna, ormai dal 2001, di Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi si è finalmente deciso sulla data di inizio del programma, e la conduttrice ha deciso di dire sì alla proposta fatta dal compagno. Infatti, la trasmissione, che sarebbe dovuta andare in onda a partire dalla fine di settembre, è stata anticipata. Inizierà il prossimo 9 settembre, in modo da sfidare la concorrenza Rai, ovvero La Vita in Diretta con la conduzione dell'amatissimo Alberto Matano. Anche quest'anno la conduttrice inoltre avrà il doppio turno, visto che Verissimo andrà in onda anche la domenica. Non si è tirata indietro Silvia Toffanin, e ha accettato di buon grado l'idea di anticipare la data di inizio di Verissimo, anche se questo per lei significa dover accorciare le già brevi vacanze. Infatti, ha abbandonato il mare per tornare negli studi di Canale 5. La scelta di Mediaset è stata fatta anche per evitare la concorrenza Rai, e cercare di vincere la battaglia di share che andrà avanti per tutto l'anno. Quello che è certo è l'indiscutibile talento di Silvia Toffanin, che infatti riesce a tenere incollati davanti alla televisione tantissimi telespettatori ogni anno. Anche la rete privata si è accorta del valore della conduttrice, e per questo motivo ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.